Buongiorno a tutti, oggi 30 luglio 2021, sono le ore 9 e 13 minuti, seduta della terza commissione. Prego la segretaria a chiamare l'appello, grazie. Buongiorno, il presidente Caracausi, Presente. presente, consigliera Mella, Buongiorno, presente. buongiorno, consigliere Ficarra, assente, consigliere Giaconia, assente, consigliera Meli, assente. Quindi abbiamo due consiglieri su cinque, prego, presidente. Perfetto, siamo in seconda convocazione, pertanto constatato il nulla legale, dichiariamo aperta la seduta. Stamattina diciamo, l'idea era quella e quella di provare a dare il parere al Ferrari 2020, che ieri in Consiglio Comunale è stato prelevato e quindi probabilmente si tratterà stamattina alle 11, unico appello. Quindi, però, prima di proseguire con l'ipotesi di dare il parere all'atto deliberativo, chiedo alla segreteria se abbiamo delle comunicazioni da dare e poi proseguiamo. E l'unica cosa, magari aspettiamo che abbiamo gli altri colleghi, volevo, se siamo d'accordo, provare a sentire il dottore Tubiolo o il dottore Valentino dell'SRR per sapere se realmente loro hanno dato il parere al Ferrari 2021, visto che da quello che c'è stato dichiarato non ci sono aumenti di extracosti e gli unici, diciamo, extracosti e gli unici, diciamo, somme che avremo in più nella Tari 2021 e anche poi 2022-2023 saranno i famosi 8 milioni che sono gli extracosti del 2020. A questo ci aggiungo che lui aveva annunciato che c'era un fondo da parte della regione per i comuni che hanno subito questi costi per portare i rifiuti ad altre discariche, quindi anche per accertarci in questo. E poi comunque appare io gli altri colleghi, se siamo d'accordo e riusciamo a contattarlo, magari gli mandiamo un link veloce e proviamo un attimo a farlo in commissione. Allora, comunicazioni? Un attimo, Presidente, li sto guardando. Presidente, non ho capito, seduta stante questa. Sì, Ok. aspettiamo che arrivino gli altri colleghi. Sì. Se sono d'accordo, dico io un passaggio con il dottore Tubiolo o il dottore Valentino, me lo farei. Però magari dopo le comunicazioni, vediamo chi siamo, cosa vogliamo, decidiamo di fare. Eventualmente lo contattiamo telefonicamente e gli mandiamo Perfetto. il link veloce. Ok. Allora, Presidente, io non ricordo se abbiamo letto questa richiesta di potatura Alberi via Eugenio Lemiro, forse sì, ieri. Sì, l'abbiamo letto, gli abbiamo detto che è un'email che arrivava dal Monte dei Paschi. Io, tra l'altro, sono passato da là ieri sera, è veramente pericoloso. Allora, finisco tutta via Eugenio Lemiro, gli alberi sono veramente una situazione incresciosa, ma proprio due alberi, tre alberi davanti alla banca arrivano i rami a terra, non si vede nulla, c'è un problema di sicurezza materialmente. Magari non adesso, che ancora fa buio tardi. Però appena ci sarà il cambio d'orario, lì sarà un problema. Comunque, tanto è stato mandato a tutti, vediamo un attimo cosa esce fuori. Allora, Presidente, invito in videoconferenza per giorno 2/8, come abbiamo stabilito con il dottore Perriciaro, il dottore Pensabene, il dottore Caruso, il dottore Licausi, l'assessore Marino e la dottoressa Vicari. Ha già risposto la presidenza del RAP dicendo che il dottore Caruso non può venire. Però stamattina è arrivata una mail del dottor Pensabene che ci sarà. Mentre la presenza del dottore Marino, dell'assessore Marino era già collaudata precedentemente. Perfetto. Allora. Anche se l'assessore Marino ieri ha detto che dal 2 è in ferie, però speriamo Sì, che però in infatti io quanto questo non lo volevo dire, videoconferenza. ma avevo capito questo, che sarebbe andato in ferie. Scusatemi, io lo so che già il 2 è in ferie, però mi ha chiesto se l'appuntamento era in videoconferenza. Appena io ho detto sì, ha detto farò un'eccezione, cercherò di venire perché dovunque mi trovo mi posso collegare Va per il 2. Questa è la notizia che ho. Allora, torniamo a noi. La mail del dottore Verona l'abbiamo pure letta, vero sì, Presidente? sì. Quindi la prima,
importante è questa qua. E rispondiamo, Presidente, al dottore Verona. Lui cosa scritto? Sosteneva che nella riunione non si potesse fare prima di settembre. No, non c'è bisogno, mi ha telefonato, io ho detto va bene, tanto siamo ad agosto e capisco, però hanno difficoltà l'ufficio e la persona che se ne occupa a quanto pare ha avuto qualche problema e quindi di conseguenza che gli dobbiamo dire. L'importante, magari scusate, se siamo d'accordo, io a questo punto gli darei, forse possiamo rispondere, diciamo, allora se siamo d'accordo ci aggiorniamo per il giorno tot, stabiliamo un giorno dei primi di settembre. Tranne, vabbè, no, sì, abbiamo fatto bene. Sì, un giorno dei primi di settembre, un 2, 3, 4. Io ho il calendario davanti, Presidente. La settimana comincia a settembre da mercoledì 1. Mercoledì 1. Per me anche mercoledì 1, oppure vogliamo farla venerdì e 3. Venerdì 3? Perfetto, che Va siamo bene, intanto andiamo di scriviamo. Io scrivo giorno 3, contattare Verona. Che No, giorno 3 contattare Verona, no, c'entra come no, programmazione, Presidente? Tranquillo. rispondiamo alla sua email e con riferimento alla vostra email vi comunichiamo eventualmente una disponibilità da parte della Commissione a poterci riunire per il 3 settembre. Se Perfetto, non ci Presidente. sono motivi ostativi, vi manderemo per quella data i link necessari. Punto. Così loro si mettono in calendario, sono già arrivano puntuale e presente. D'accordo. Allora, il dottore, noi abbiamo fatto degli inviti e il dottore Di Gangi dice che non è possibile presenziare perché la sua posta non è presidiata. Vabbè, Vabbè, perché è in scusate. ferie. Perché è in ferie. Ma di Gangi perché l'avevamo invitato? Viale Rocca, cosa? No, perché avevamo invitato di Gangi? No, non l'avevamo invitato, gli abbiamo scritto per la richiesta di interventi urgenti, rimozione rifiuti abbandonati e messa in sicurezza del rudere di Viale Rocca. E che c'entra di Gangi? Di Gangi è quello il funzionario della mobilità. Che No. c'entra di Gangi? Secondo me avete sbagliato. Abbiamo sbagliato indirizzo. Ma Vabbè. riferita a quale? Devo vedere qual è. No, non c'è. Quella dei rifiuti abbandonati e la messa in sicurezza del rudere. Stiamo parlando della favorita, vero? Sì. E che c'entra di Gangi, secondo me? Non c'entra niente di Gangi. No. Se per i rifiuti è la RAP, è l'assessore Marino, e Non magari. abbiamo mandati a loro. Io non lo so perché ha risposto Di Gangi. Un attimo solo, ve lo No, di Gangi rivederò. è per qualche altra cosa, giusto? Aspetta che sto guardando. Sto Quindi vedendo noi degli abbiamo inviati. fatto. Secondo me De Gangi è per la vicenda che riguarda la scuola Buonarroti, può essere? Infatti. Questa è, scusate, richiesta interventi urgenti, rimozioni, rifiuti abbandonati e messa in sicurezza del rudere in Viale Rocca numero 15. La Quindi non ho detto una commissione. fregnaccia. E La commissione. secondo me involontariamente l'avete mandato a Di Gangi che E non c'è. vabbè, è un No. errore materiale, ma su questo ha risposto, quindi non. L'errore è nostro, Presidente. Vabbè, dico, l'importante è che l'abbiamo mandata a tutti gli altri, lì se per la messa in sicurezza Sì, abbiamo forse. scritto, sì, si fa riferimento alla segnalazione effettuata dal gruppo consiliare Avanti Insieme che abbiamo allegato, trasmessa in data 18/5/2021, dove già allora veniva evidenziato lo stato di degrado e abbandono del rudere di Viale Caserocca numero 15. Considerato che la scrivente commissione ha effettuato in data 19 luglio un sopralluogo nel sito in argomento ed è accertato che la situazione di degrado è nettamente peggiorata, come si evince dalle ulteriori foto in allegato, si chiede alle signore loro, per quanto di rispettiva competenza, di intervenire nel più breve tempo possibile, sia nel mettere in sicurezza il rudere, ed altresì di sgomberare l'area circostanze piena di rifiuti e restituire decoro e vivibilità ai luoghi. Effettivamente, L'avete mandato. Presidente, non lo so, Giusto Catania, Sergio Marino, Prestigiacomo, Comando Polizia Municipale, E basta. dottoressa Rimedio, Fiorino, Ambiente, Protezione Civile, Caruso e Licausi. E effettivamente c'è pure Di Gangi. Allora, Di Gangi secondo me non c'entra nulla, secondo me questa email dobbiamo mandarla, secondo me se è una messa in sicurezza e il rudere del Comune di Palermo,
secondo me dovremmo mandare all'assessore al patrimonio, al vice sindaco che ha la delega al Corme e al dottore Teriac. Cioè, perché vedo i rifiuti se ne occupa, io non capisco perché Catania, per esempio. Scusate se vi interrompo. Forse perché noi abbiamo la delega all'ambiente. Gli indirizzi della mail fatta dal gruppo Avanti. Infatti, perché l'abbiamo girata, Presidente, noi l'abbiamo girata agli indirizzi, come detto, agli indirizzi che perché è una mail che è stata mandata da Massimo Giaconia. Sì, allora scusa, ho capito. Allora, io credo che tipo, in queste mail credo ci siano, secondo me, alcune cose che secondo me sono errate, soggetti che non c'entrano niente. E dobbiamo, secondo il mio parere, mandarlo all'assessore al patrimonio, al vice sindaco, perché alla dottoressa Rimedio l'avete mandata, e quindi che ha il patrimonio, e la dovete mandare all'assessore al patrimonio. Poi, secondo me, va al vice sindaco, a Giambrone, che ha la doppia delega, Coime e Decoro. E poi presenta al dottore Teriaca, secondo me. Infatti, Presidente, sto vedendo proprio la lettera che Avanti Insieme ha mandato, gli indirizzi, e sono proprio quelli che noi abbiamo girato questa mail, per questo, ecco. Sì, questa è la motivazione. Dovevamo capire il perché. Ecco. Vabbè, allora, mandiamola anche a questi tre soggetti. Perfetto. Quindi l'integriamo questa sì, la giriamo nuovamente, ok. Perfetto. Okay. Poi abbiamo allora, torniamo alla posta. Associazione Comitati Civici. La segnalazione di quella di Villa di Via Mozzi è richiesta sistemazione, abbiamo fatto già il sopralluogo, quindi l'avevamo letta. No, l'associazione comitati abbiamo fatto anche il sopralluogo. L'organizzazione. Aspetta, scusate un secondo. Noi abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo organizzato il sopralluogo per il giorno 3, se non ricordo male, ma perché la notizia e la richiesta ci perveniva da Compa. Ora ci hanno scritto pure i comitati civici? No, sempre associazione Compa. Ah, c'è scritto Fabio Teresi dicendo che presenzierà. Ah, ok, scusate, siccome ho sentito no, sempre Compa. Poi ho detto, questa l'abbiamo letta, andiamo a quella dei comitati civici. Io ho capito mai. È la mail successiva. Prego. Viale della Resurrezione, discariche a ridosso, contenitori differenziata stica. Non so che vuol dire. Differenzia. Ok. Lungo il Viale della Resurrezione, al villaggio Ruffini, abbiamo notato accumuli di sacchi contenenti plastica e rifiuti vari, probabilmente causati da un mancato svuotamento nei tempi previsti dal contratto di servizio delle campane della differenziata. Alla luce di quanto accaduto in via del Vespro, dopo che i delinquenti hanno dato fuoco e rifiuti ammassati sul marciapiede, Giussi non si sente. Fine di scongiurare analoghi atti vandalici. Non si sente nulla. Allora, signora Gnoffo, si fermi un secondo. Beh, la rileggo io. L'abbiamo sentita male. Un attimo soltanto, forse se può ripristinare il collegamento. Nel frattempo, la legge la signora Tosto. Si ripristina il collegamento lei, perché si sente malissimo. Ha sentito? Signora Gnoffo? Sì, ho sentito, molto che fare. Sì, provi a uscire e entrare di nuovo. D'accordo. Bene, siamo rimasti in due, ti concetto. Siamo rimasti sguarniti di segretario. No, io credo che si siano rivolte al mio stesso concessionario telefonico. Io ti ricordo che per mesi non sono riuscita a capire, perché ogni volta che mi connettevo col consiglio non capivo niente, cioè bastava che iniziasse la tenuta e io ero rovinata. Vedo che la Ebola ormai, diciamo, mi ha un po' così, anche lei ha un sacco di problemi. Io per mesi non sono riuscita a capire che cosa potesse essere. Bastava che iniziasse il consiglio e si parlava. Ma che gestore hai?
Oh, Tim, perché tu scusate. Io hai... ho l'abbonamento, quindi diciamo con l'iPad e a Ah, casa c'ho il team normalmente, cioè era una tragedia. ma tu a casa, ma tu a casa hai il telefono No, non ce l'ho più, l'ho fisso? Ah, tolto. io invece devo dirti a casa c'ho il fisso, avevo Fastweb ma era un castigo di Dio e sono passato a TIM perché qui passa la fibra e quindi ho migliorato di gran lunga tramite quello del collegamento perché stavo dicendo pure io pazzo perché quando mi collego con i telefonini all'inizio del mese quando sono carichi i giga e ti arriva la ricarica funziona bene, poi spesso No, e io ho avuto un sacco di problemi sono per mesi con la connessione, poi non so come, boh, non lo voglio manco dire ad alta voce perché non vorrei di cascarci, però vedo che Barbara pure lei, diciamo, poverina, è messa ma bene. credo che anche il sistema che hanno forse cambiato anche al Consiglio Comunale dalla fine questo nuovo MIT che hanno fatto non è MIT, questo nuovo sistema che hanno fatto credo che sia un po' più complicato comunque, e comunque credo che ormai siccome è tutto inflazionato naturalmente anche MIT ormai credo ci sia anche qui delle problematiche. Allora, signora Gnoff e signora Tosto, ci siamo? Scusate, mi è caduta la linea perché ho ricevuto una telefonata e quando ricevo la telefonata non lo so che succede, mi è caduta la linea. No, no, normale, normale, non si può. Sappiamo, ormai siamo tutti collaudati. Allora, signora Gnoff, Perfetto. lei, aspetti, vediamo se la signora Gnoff ha ripristinato pure il tutto. Se sentiamo la sua voce, ma c'è il microfono spento. No. Allora, signora Quindi Tosto, quale pure. stavamo leggendo? Stava leggendo, eccola qua. Posso leggerla io? Avevo il Prego, microfono stava. spento e non mi sentivate. Allora, Viale della Resurrezione, discarica a ridosso contenitori differenziata. Lungo il Viale della Resurrezione al villaggio Ruffini abbiamo notato accumuli di sacchi contenenti plastica e rifiuti vari, probabilmente causati dal mancato svuotamento nei tempi previsti dal contratto di servizio delle campane della differenziata. Alla luce di quanto accaduto in Via del Vespro, dove dei delinquenti hanno dato fuoco a rifiuti ammassati sul marciapiede, chiediamo la bonifica del sito in oggetto al fine di scongiurare analoghi atti vandalici estremamente pericolosi per la sicurezza e la salute pubblica. La mail è stata mandata al signor sindaco, all'assessore Marino, ad Antonino Sala, a Girolamo Caruso, a Pasquale Elicausi, alla dottoressa Calì e al comando di Polizia Municipale. Va Mi bene, sentite? sì, l'hanno mandata quindi a tutti, va bene, non facciamo nulla, mi auguro. Presidente, poi volevo comunicare che abbiamo richiesto tanto all'assessore, quindi Catania e Fiorino, il verbale, quello riguardante il Parco Cassarà, abbiamo richiesto alla RAP il piano industriale, diciamo, trasmesso all'amministrazione comunale. E poi per quanto riguarda le caditoie, questo giù sì, Sì, un attimo lo solo, io stavo rispondo io. leggendo l'altra mail in arrivo, poi Ah, andiamo per sì, quella in uscita. perfetto. Un'altra mail dell'Associazione Comitati Civici. Trasmettiamo le foto che evidenziano lo stato attuale di devastazione della struttura di Romagnolo, costruita nel 2003 negli ex bagni Petrucci, il cui ingresso dovrebbe essere assolutamente inibito ai cittadini, trattandosi di manufatto sottoposto a sequestro anche a seguito dell'incendio che ne ha definitivamente compromesso la stabilità. Le immagini che alleghiamo mostrano invece dei bambini che passeggiano tranquillamente tra le travi bruciate e divelse, col rischio di cadere sulla spiaggia sottostante dopo un volo di oltre 5 metri. In caso di malaugurato incidente, chi sarebbe da additare come responsabile? Non bastano le inferriate, rimosse facilmente subito dopo la loro collocazione, per impedire ad una moltitudine di cittadini di utilizzare questa struttura come una terrazza sul mare, ma occorrerebbe una costante sorveglianza, data la particolare pericolosità del manufatto ormai semidistrutto. Le condizioni all'interno sono indescrivibili e le immagini pubblicate possono solamente dare una pallida idea del disastro dovuto ad incuria.
abbandono ed atti vandalici, ripetuti in assenza di qualsiasi sorveglianza. Chiediamo pertanto che, nelle more dello smantellamento della struttura in questione, ormai inutilizzabile, la stessa venga recintata in modo idoneo per impedire l'accesso a chiunque, anche dalla spiaggia sottostante, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, distinti saluti, associazione, comitati civici. Questa, per assurdo, la manda solo a noi. Che sono furbi questi qua, perché tu sai, vogliono la cena in mano un attimo soltanto, che ora dico io a chi dobbiamo mandarla questa. Scrive nella chat Sì, il collega Chitarra, che dice non riesce a entrare, dice potrebbe essere accettato, ma io non lo vedo qui tra i soggetti che devono essere accettati, come la collega Emeli che non riusciva a collegarsi. Se magari uno delle due può capire che sta succedendo, perché mi sono rimandiamo di nuovo l'invito, vediamo cosa succede. Presidente, sì. presidente, Sì. la mail sottoriportata a questa è di 2 giorni fa ed è la stessa ed è mandata sempre da associazioni, comitati civici al sindaco. Quindi praticamente quella che ha mandato ad ottobre a noi l'ha rimandata ora. Sindaco e assessore territorio e ambiente Fabio Giambrone, Sergio Marino, Maria Prestigiacomo, Antonio Sala, igiene e sanità, comando di polizia municipale, protezione civile. Protezione civile, volevo dire, non l'hanno mandata la protezione civile. L'importante è che l'hanno Appunto. mandata praticamente al territorio ambiente, va bene, che lì la struttura è in mano al territorio ambiente, hanno fatto già un avviso pubblico ed è stata attivata una visita privata. E quindi che però è ancora l'immobile sotto sequestro e quindi non è competenza del Comune di Palermo. E magari io a questo punto magari risponderei all'email. Quindi scusi, non ho capito male. Loro l'hanno mandato solo a noi a ottobre e ora Sì, l'hanno mandata a a tutti. tutti in diretti, no, per conoscenza, tutti diretti sono. Allora, signor Gnocco, mandiamo una risposta a queste email ai comitati civici, dove diciamo, con riferimento alla vostra email, vi comunichiamo che la competenza non è del Comune di Palermo, ma è la competenza del territorio ambiente che ha già, tramite avviso pubblico, assegnato, il bene a una società privata. Tanto per vostra conoscenza, è appunto. In modo Va tale che bene. noi Mi hai non preso so appunti? No, perché sto scrivendo un attimo. Stavo scrivendo Vabbè, il dovete pensiero semplicemente giusto per rileggerlo rispondere, verbale. Va ragazze. bene, Ho presidente. rimandato l'invito. Va bene, rispondiamo. Ok, va bene. A Allora, posto. abbiamo altro? Sì. Fabio Teresi sarà presente al sopralluogo. Allora, piano potature, richiesta incontro in videoconferenza. Abbiamo chiesto, fa riferimento al piano potature, noi scriviamo a tutte le circoscrizioni, al Sergio Marino, aspetto un attimo che vedo bene gli indirizzi così non sbagliamo, a Buongiorno, tutte le scusa per il ritardo. circoscrizioni. Buongiorno. Buongiorno, collega Giulio. E a tutte le circoscrizioni per conoscenza all'assessore Marino e alla dottoressa di Trapani. Abbiamo scritto così: si fa riferimento al piano potature trasmesso dall'agronomo Giuseppe Lamantia, diviso per circoscrizioni, e si chiede a codeste circoscrizioni se vi siano ulteriori interventi e segnalazioni da inserire e se si ritiene stabilire anche una priorità di interventi. Alla scrivente commissione appare opportuno, in base alle segnalazioni che saranno prodotte, programmare un incontro con gli uffici di competenza per concordare l'iter procedurale da seguire. Per quanto sopra, si chiede alle signorie loro di suggerire una data disponibile. Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. Risponde il signor Teresi: con riferimento al piano potature, si conferma la priorità di intervento per via Eugenio Lemiro e traverse, tutta la via Castellana e la via Imera di fronte alla scuola Colazza. Per l'incontro si dà la disponibilità per qualsiasi giorno della prossima settimana. Il presidente della quinta circoscrizione. Ma questa è una risposta all'email che abbiamo mandato noi a tutte Sì, le... solo questa abbiamo.
risposta. La terza circoscrizione, sempre alla nostra email, risponde: con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta la propria disponibilità di un nostro consigliere delegato a partecipare alla seduta nelle seguenti date, 2, 3, 4, 5 e 6 agosto, prossimo 21, dalle ore 10 in poi. Buongiorno. Buongiorno. Non Ciao c'è Elio. altro per questa. E allora, 9:38 Elio. 9:36 Giaconia. Gnocco, mi scusi, quest'ultima notizia che le ha dato, da dove veniva? Dalla terza circoscrizione, un attimo solo che vedo. Purtroppo nel frattempo avevo chiamato il dottore Dubiolo e quindi non ho avuto la possibilità di sentire, però non mi risponde. Terza circoscrizione. E che cosa diceva? Io purtroppo non l'ho Ha sentito. dato quattro date, da 4, 5, 6, 7, insomma, agosto. Per eventualmente la Un seduta incontro. per le potature? Sì. Un Ok. attimo, Presidente. Allora, richiesta intervento di irrigazione Giardino Florio. Purtroppo qua ci cazziamo. Allora, noi abbiamo scritto con la presente la scadente commissione a seguito del sopralluogo effettuato in data 19 luglio ultimo scorso, ha accertato, così come comunicato e dimostrato dagli operatori RESET che lavoravano sui luoghi, che l'impianto di irrigazione del prato è compromesso dal mancato funzionamento dei pop-up. Questi ultimi, rotti da diversi mesi, non permettono di irrigare il prato ad ampio raggio. Per quanto sopra, si chiede alla Signoria Loro di intervenire per quanto di competenza, al fine di risolvere la problematica evidenziata. Risponde Antonino Pezzabene. Pregiatissimo Presidente, spiace leggere che al sopralluogo de quo la società non sia stata invitata, e si sia, perché probabilmente hanno pensato che siamo andati solo là, e si sia stata invitata e si sia preferito interloquire col personale operaio della RESET, che ovviamente determinati ambiti contrattuali verosimilmente non conosce, fornendo informazioni che non hanno poi oggettivo riscontro. Difatti, come dovrebbe essere noto, l'acquisto dei pop-up è pedissequamente normato dal vigente contratto di servizio, nella fattispecie in esame. Tale azione è in capo direttamente all'amministrazione. Invero, peraltro, RESET, con apposita comunicazione agli atti societari, aveva già informato il settore Ville e Giardini di tali criticità ed il responsabile, il dottor Butera, sentito peraltro giusto appunto in data 27/7/2021. Ha riferito che stanno provvedendo all'acquisto delle attrezzature danneggiate e peraltro nell'ambito delle fattive e sinergiche collaborazioni con la citata area comunale. RESET provvederà ad installarle, tanto si deve ad evasione della sua cortese segnalazione. Mi avete Ok, sentito? chiarissimo. Certo che ti abbiamo sentito. La responsabilità non è di Reset, ma del settore Ville e Giardini e quindi dell'amministrazione comunale. Allora, un'altra mail di Associazione Comitati Civici che la manda al signor sindaco, al vice sindaco Fabio Giambrone, all'assessore Sergio Marino, Antonino Sala come consigliere, Girolamo Caruso, Pasquale Licausi, Comando Polizia Municipale. Immonda discarica di Via Napoli. Chiediamo ancora una volta un intervento urgente e risolutivo per eliminare la mostruosa discarica di Via Napoli, angolo Via Macheda. Tale discarica viene continuamente alimentata dai commercianti della zona, che scaricano di tutto ad ogni ora del giorno e della notte, senza rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sul conferimento dei rifiuti speciali, quelli prodotti nell'esercizio di un'attività. I residenti sono fortemente penalizzati dal punto di vista della salute, della sicurezza e del decoro, oltre che nel loro lavoro, visto che qualche struttura ricettiva si affaccia su questo schifo.
ridosso di questa discarica, la RAP tira a lucido l'asfalto nella zona pedonale, ma come si vede dalle foto, i tavolini del bar si affacciano su un letamaio ed i turisti stessi transitano a ridosso di una discarica a cielo aperto. In attesa di urgente riscontro, porgiamo distinti saluti. Questo chi ce l'ha mandato? Sempre associazioni comitati civici, l'ha mandata sempre al sindaco. Perfetto, vabbè. Per quanto riguarda invece la vicenda che riguardava il prato di Caserocche, io purtroppo ero al telefono con Marco Valentino dell'SRR e non ho sentito i colleghi Giacomini e Amella cosa ne pensano, se dobbiamo fare qualche cosa No, sull'argomento. non dobbiamo fare nulla. Pensa bene, dice che la responsabilità del ripristino dei pop-up non è di Reset, ma del settore Ville Giardini, i quali provvederanno quanto prima a ripararli, e che loro semplicemente stigmatizzavano il fatto che noi non li avessimo invitati come se ci fossimo diretti. Direttamente a Caserocca, mentre invece noi siamo stati di passaggio perché eravamo andati, non so se vi ricordate, alla città dei Vale, ragazzi. ragazzi, per cui diciamo, lamentavano il fatto di non essere stati coinvolti e di esserci limitati a comunicare con i dipendenti, semplicemente. E ci hanno comunicato che l'amministrazione provvederà quanto prima. Vabbè, io a questo punto, se d'accordo, manderei una nota a Ville Giardini, all'assessore e alla dirigente, Ma naturalmente. hanno già detto che stanno provvedendo, dal Sì, sì, sì. 27/7 stanno provvedendo. Io ho inoltrato una nota, Presidente, si ricorda quel giorno stesso quando abbiamo fatto questo sopralluogo che, ripeto, giustamente dice la collega Mella, e non era programmato, l'abbiamo deciso mentre ancora eravamo alla città dei ragazzi e l'abbiamo fatto su mia proposta, quindi il fatto che abbiamo incontrato là degli operai fu una coincidenza perché eravamo soltanto andati là per vedere dov'era questa perdita d'acqua dell'impianto. Irrigazione, punto, basta. Io poi non capisco perché comunque se si sottolineano certe cose quando il problema è che là mancano i pop-up. Va bene, la competenza non è di Reset, è di Ville Giardini. Abbiamo scritto a Ville Giardini, se la commissione vuole può rafforzare la mia nota sollecitando l'intervento. Massimo, è quello che abbiamo fatto, con la tua nota l'abbiamo fatta questa mail. Perché così avevamo concordato, però tutta questa cosa, Scusate. no, che siamo andati là a fare sopralluogo senza la reset, abbiamo parlato con gli operai, mi pare sostanzialmente in più. Ma scusate, ma chi ha scritto pensa bene o vernicare? Io ho capito, Scritto pensa pensa bene. bene. L'avvocato pensa bene. Io Sì. non l'ho capito, però ho capito che hanno detto questo, indipendentemente di chi l'ha detto, secondo No, è me. per capire quando l'incontro a chi devo abbassare i pantaloni e farmi sculacciare, perché Scritto pensa bene. appunto, wow. Però, signor, scusi una domanda, perché altrimenti non ci capiamo. E noi quando abbiamo fatto la nota alla Reset, a chi l'abbiamo fatta, oltre che alla Reset, anche a Ville Giardini? No, Paolo, perché No. tu mi hai detto che dovevamo scrivere a Reset. Sì, e A allora Reset. io ritengo, alla luce di questa risposta della Reset, di inoltrare sia la prima lettera che abbiamo fatto, sia questa risposta della Reset all'assessore Marini e alla dottoressa Di Trapani, con si prega di informare la scadente commissione, quando saranno acquistati i pop-up e collocati per mettere in funzione il prato di Caserocche. Però alla fine, scusa Presidente se ti interrompo, però alla fine della mail lo dice già perché dice: invero peraltro Reset, con apposita comunicazione agli atti societari, aveva già informato il settore Ville Giardini di tale criticità ed il responsabile, dottore Butera, sentito peraltro giusto appunto in data 27/7, cioè il giorno stesso che noi abbiamo fatto la mail, ha riferito che stanno provvedendo all'acquisto delle attrezzature danneggiate. Bene, e per questo dico io, mandiamo una nota all'assessore Marini e alla dottoressa Verdi di Trapani, dove gli chiediamo, alla luce della risposta della Reset, che praticamente gli chiediamo di relazionarci nel momento in cui saranno acquistati e collocati i nuovi pop-up, o comunque come si chiamano, nell'area di Vittino Fori. D'accordo.
E poi domani questi non È un collocano. rinforzo, è un rinforzo. No, poi noi tra un mese andiamo di nuovo là, o qualcuno ci segnala che il prato è andato completamente distrutto e diranno: ah, la colpa è dei Ville Giardini che non hanno comprato. Allora a questo punto lo sanno che gli stiamo purtroppo col fiato sul collo, perché purtroppo questo dobbiamo fare noi ogni giorno. A seguito di questa mail, poi ne abbiamo una caterba della signora Scafidi. Caterba si può dire in videoregistrazione oppure mi è troppo? Non lo so, signor. Insomma, una dozzina di mail da parte della signora Scafidi. Tra queste il congedo parentale, due di 104 e tante altre cose che non è meglio non menzionarle. Un'altra cosa ancora arriva stamattina alle 9:07. Antonio, pensa bene, ha accettato l'invito per giorno 2. Quindi abbiamo intanto il sì dell'assessore Marino e sì, il dottore pensa bene. Va bene. Mentre la dottoressa Vicari Ragazzo, per un po' da corrisponde. sentire c'è poi sta per te. Cosa? Un momento mi ha fatto c'è posta per te quando ha detto che il signor pensa bene ha accettato l'invito. Eccolo qui. Ha accettato, sì, Infatti, così spunta, ha mi accettato. hanno riferito che la prossima conduttrice di C'è posta per te non è Maria De Filippi, ma è Giuseppe Agnoffo. Guadagno tanto quanto, guarda, non è che mi Sempre un guadagno, dispiacerebbe. pensato, sempre soldi, c'è anche altro nella vita. Io non li ho mai pensati i soldi, ma visto che insomma Allora, Maria De andiamo Filippi è famosa. Allora, quello delle pulizie delle caditoie, mi pare che è rimasta. aspetta, questa è l'ultima in arrivo. Spiace comunicare che la scrivente che scrive è Rosa Vicari. Spiace comunicare che la scrivente non potrà partecipare a causa di pregressi impegni personali nonché istituzionali. Si coglie l'occasione per rappresentare che tra la competenza di chi scrive rientra soltanto la gestione del contratto di servizio della partecipata Reset e non anche quella della RAP. Cordiali saluti, Rosa Vicari. Va bene, C'è anche un Massimiliano Giaconia che ha accettato l'invito. allora, noi sta cosa lunedì non faremo nulla, non concluderemo nulla. Nella speranza che se viene l'assessore Marino, forse qualche cosa faremo, perché anche se siamo in ritardo, proviamo a invitare per lunedì anche l'avvocato Fiorino. Ok. Proviamo a mandare un No, invito. magari prima faccio una telefonata, poi lo inserisco direttamente nell'invito. Che ne pensa, Come Presidente? volete, io l'ho mandato. Trattati che lui magari invita non Massimiliano Giaconia, ma l'altro che si chiama Roberto Giaconia, il funzionario dell'ambiente. Proviamo, ripeto, a sentirlo e comunque mandargli l'invito. Se dovesse dirvi che lui non c'è in ferie e in pensione, quello che vi dice. E provate a contattare Giaconia, mi pare che sia lui che si occupa dei rapporti della RAP in sostituzione di D'accordo. Eterina. Perché è importante che ci sia. Io ho visto che l'incontro è dato è per questo per i rapporti RAP Reset e questo tempo scarico di competenza. Abbiamo altro? Sì, abbiamo mandato, dicevi Pia, cosa mi volevi No, ricordare? era quella della pulizia delle caditoie, la richiesta che abbiamo fatto noi e la risposta che ha dato l'AMAP. Allora. AMAP, ci devo arrivare. Inviati. Eccola qua. Noi abbiamo. Ma l'AMAP, io non ce l'ho qua la risposta, Pia. Aspetta, vediamo se. Vabbè, la risposta, credo che la risposta la dico io così a parole, non c'è bisogno di leggerla. Sembrerebbe che l'AMAP abbia risposto alla nostra richiesta dicendo che nel sito dell'AMAP troviamo tutto. Quindi io farei una cosa, chiederei a voi dalla segreteria di fare una verifica se c'è questo piano di interventi sulle caditoie, sia quello passato che quello programmazione del futuro. E magari so, se è scaricabile ce lo mandate via mail, lo mettete nella prossima convocazione della commissione
magari quando non abbiamo ospiti, poi ne parliamo e proviamo ad affrontare l'argomento. A questo proposito, noi avevamo fatto questa richiesta come preliminare all'ipotesi di incontro di cui ci accennava il collega Giaconia per l'incontro con l'Autorità di Bacino di nuovo sulla vicenda dei canali di Malpensa. Quindi dobbiamo anche questo stabilire, se questo incontro possiamo farlo, quando farlo e naturalmente chi invitare, a prescindere da questa cosa delle canitoie. Abbiamo altre comunicazioni? No, Presidente, ma io mi ripeto... Scusate, quella risposta dell'AMAT io l'ho letta ma non la trovo più. Non la trovo più, quindi non sono io, perché ogni volta faccio la figura di chi non capisce niente, ma non, là c'è, non c'è più. Non si riesce a trovarla. Vabbè, vediamo meglio. Okay. Ecco. Non si riesce a trovare. Va bene. Allora, colleghi, come avevo preannunciato, visto che ieri in Consiglio Comunale è stata prelevata l'atto deliberativo che riguarda la presa d'atto del PEF 2020, io pensavo stamattina di dare il parere. Come avevo preannunciato all'inizio di seduta, mancavano i colleghi Giaconia e Picarra, ho provato a contattare l'SRR, il dottore Tubiolo e il dottore Valentino. Il dottore Tubiolo non mi ha risposto, il dottore Valentino mi ha risposto perché volevo da loro alcune informazioni che riguardavano non tanto il PEF 2020 ma quello che è il PEF 2021, perché vorrei ricordare che c'è una scadenza che è il 31 luglio, salvo decreto legislativo di oggi che proroga le scadenze dei bilanci, e quindi il PEF italico andrebbe approvato entro il 31 luglio, però che ancora non è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Pertanto ritengo che, ho parlato con il dottore Valentino, che mi dice che loro hanno ricevuto adesso da poco l'ipotesi di PEF italico 2021 e che ci hanno iniziato a lavorarci. Non mi ho chiesto notizie se veramente non ci sono extracosti per il 2021, mi ha detto che non me lo può confermare perché ancora, diciamo, non hanno visionato attentamente l'app, perché vede arrivato da pochissimo, quindi è inutile farli venire in commissione per farci spiegare il 2021 e avere contezza di quello che sarà il futuro dei cittadini palermitani. Detto questo, se siamo d'accordo, io proverei a fare a dare il parere, se sono d'accordo. Quindi per me va bene. Prego. Anche per me, Presidente. Allora, colleghi, siamo d'accordo a dare il parere? Per me sì, sì, sì. Sì. Ah, perfetto, allora signora Tosco, sì. Procediamo a tante volte dover affrontare l'argomento, i passaggi che abbiamo sentito tutti i soggetti interessati, purtroppo non abbiamo sentito il dottore Basile che ci ha sempre rinviato l'appuntamento, però abbiamo letto il suo parere scritto, abbiamo sentito l'SRR, abbiamo sentito le visite dei conti, abbiamo sentito la RAP, abbiamo sentito l'assessore Marino, penso abbiamo sentito, credo, tutti, tutto il dottoressa Mandalato sull'argomento. Quindi credo che siamo, diciamo, abbiamo tutte le idee chiare su cosa è quest'atto. Un atto importante, un atto delicato, sappiamo bene che in quest'atto sono previsti, diciamo, sono indicati gli extracosti di 26 milioni che vengono spalmati in tre annualità, 2021, 2022 e 2023. Sappiamo ovviamente che quest'atto, qualcuno lo chiama come presa d'atto, ma in realtà è sempre un atto che il Consiglio fa suo e che elabora, che non produce naturalmente esborsi economici, visto che stiamo parlando del 2020 e rimane quello confermato nel 2019, però prevede questi pagamenti di queste extracosti per i prossimi anni. Naturalmente, approvando quest'atto, così come ci riferisce anche l'assessore Marino, andrebbero sbloccati circa 16 milioni di euro che sono in questo momento accantonati e che sarebbero salutari per la RAP per il momento che sta attraversando. Quindi, se non abbiamo null'altro da dichiarare, da aggiungere, sì, secondo me va aggiunto una cosa, bisogna, perché per chi magari ci ascolterà, io personalmente esprimerò parere favorevole, lo preannuncio,
Però non lo faccio con piacere, nel senso che questo PEF sostanzialmente certificherà gli extra costi, certificherà e riconoscerà al RAP gli extra costi che ci sono stati nel 2020 dovuti al trasferimento, al conferimento di rifiuti, dei rifiuti palermitani altrove, a causa della chiusura della sesta vasca e la mancata realizzazione della settima vasca che sono in capo alla regione siciliana, che è, diciamo, la piazza, fa come piazza appaltante. Però, diciamo, io penso che il Consiglio Comunale, come questa commissione, non abbiano, diciamo, margini di scelta rispetto all'approvazione o meno di questo PEFTARI, consapevole che la legge che ha, diciamo, dato vita alla Tari prevede che il costo del ciclo integrale dei rifiuti deve essere totalmente coperto, finanziato dal gettito Tari. Quindi non c'è un'alternativa, diciamo, alla copertura dai proventi Tari. Viceversa, purtroppo, c'è, cioè, nel caso in cui al RAP non venissero riconosciuti gli extra costi, ovvero non venisse approvato il PEFTARI, la RAP si metterebbe verso un percorso di un fallimento, purtroppo, come è accaduto qualche anno fa al gruppo AMIA SPA. Volevo solo chiarire questo, darò il mio voto, diciamo, favorevole al parere, con molto dispiacere, ma consapevole che non c'è nessuna alternativa se si vuole, diciamo, garantire continuità a questa azienda e che i servizi che la stessa espletano continuano ad essere a gestione pubblica. Grazie. Grazie a lei, collega Giaconia. Collega Mella, lei vuole fare dichiarazione? No, io dichiaro che mi asterrò dal voto, quindi io mi astengo. Bene, collega Ficarra. Collega Ficarra, vuole fare dichiarazione di voto? No, 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 dichiarazione di voto no. Allora, e quindi cosa vota, collega Ficarra? Io mi astengo, Presidente, Ok. astenuto. Allora, io invece, collega Giaconia, il mio voto sarebbe totalmente contrario a questo PEF Tari 2020 per tutte le vicende che noi sappiamo, dei servizi in particolare dati ai cittadini, dei costi che abbiamo sostenuto. Devo dire, e in parte anche questa notizia che abbiamo trovato, questa grande disponibilità nella terza vasca, che ritengo c'era anche prima e forse potevamo risparmiare questi extra costi. Quindi il mio voto sarebbe nettamente contrario, però mi rendo conto delle difficoltà dell'azienda RAP, mi rendo conto delle difficoltà che stiamo attraversando in generale, quindi riuscire a sbloccare queste somme è importante, quindi anch'io il mio voto sarà di astensione, almeno in commissione, poi in aula insieme al mio gruppo consiliare decideremo come determinarci. Quindi, se siamo d'accordo, signora Tosto, si è sentito la dichiarazione di voto, quindi il voto, il parere all'atto deliberativo è 3 astensioni e 1 favorevole. Pertanto, il voto e il parere è contrario. Quindi un attimo, il Presidente invita il Consiglio a esprimere un voto. Quindi il parere è 3 3 astensioni, astenuti e quindi un favorevole. 3 astenuti, un attimo. Quindi abbiamo come astenuti abbiamo Astenuti, Caracausi, Amella, Caracause e Spicarla. Amella, Caracausi, Ficarra. Voto favorevole. Del collega Giacomini. Il Pertanto, parere è contrario. parere. Ok. Allora, che facciamo, il verbale lo prendiamo a lunedì o è già No, pronta? no, lo possiamo fare così, trasmettiamo. Allora, prego, perché io devo scappare. Prego.
Va bene, sì. Quindi verbale numero 141 del 37-2021, orario quindi l'anno 2021, giorno 30 del mese di luglio, eccetera, eccetera, tutta al solita. Alle ore 8 nessun consigliere è presente, pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9:13, oltre il presidente Carapausi, è presente la consigliera Amella. No. Scusate. Mi ha saltato. Che è successo? Sono io che non sento? O no, no, all'inizio, quindi alle 9:13 è presente la Lamella. Sì, la consigliera Amella e il presidente Caracausi. Alle 9:36 entra Giacomini, 9:38 no, va bene. Perfetto. Quindi, il presidente assistito dalle segretarie Tostegno fu constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ordine del giorno dei esami in atti della commissione, varie ed eventuali lettura approvazione verbali. Il presidente comunica che nell'intenzione della seduta odierna è dare il parere alla proposta di deliberazione della presa d'atto PEF rifiuti 2020 e determinazione in merito al conguaglio, ma ritiene comunque di contattare prima di esprimere il parere l'ingegnere Tubiolo e Valentino. In attesa che intervengono comunque gli altri consiglieri, il presidente chiede alla segretaria di riferire sulla programmazione dei lavori della commissione e della posta pervenuta. La segretaria procede a leggere alcune note trasmesse dai comitati civici che evidenziano il degrado in cui versa la città con la presenza di innumerevoli discariche a cielo aperto. Si attenziona pure la mail che evidenzia lo stato di pericolo del pontile di Romagnolo e si concorda di trasmettere a chi di competenza la nota. Con riferimento alla problematica riguardante invece il mancato funzionamento dei PIPAP, si concorda di trasmettere la nota, nonostante la risposta della RAP, a Ville e Giardini per attenzionare la procedura che si andrà si spera a concludere. No, RAP, stiamo parlando dei PIPAP? Sì, no, reset, sì. Alle ore 9:36 entra il consigliere Giaconia, alle ore 9:38 entra il consigliere Fitarra. Il presidente comunica ai consiglieri che, come prima specificato, ha ritenuto opportuno contattare, prima dell'espressione del parere, il dottor Valentino per il PEF Tari 2021 e che lo stesso non si è pronunciato, dichiarando che ancora lo stesso è in fase di studio. Il consigliere Giaconia preannuncia il voto favorevole suo malgrado, ma ciò per garantire la prosecuzione dell'azienda. La consigliera Mella preannuncia l'astensione e il presidente comunica che il voto personalmente ritiene dovrebbe essere contrario, ma che tuttavia sempre per un senso di vabbè no ma che tuttavia esprimerà parere all'astensione, procederà all'astensione. Pertanto i consiglieri quindi concordano di esprimere in data odierna il parere sulla proposta di consiglio comunale oggi in esame, avente per oggetto presa d'atto per rifiuti 2020 e determinazione nel merito del conguaglio. Pertanto il presidente invita i consiglieri a esprimere il proprio parere, la commissione esprime il seguente parere. Astenuti Amella, Ficarra e Caracausi, favorevole Giaconia, il parere pertanto pertanto contrario. È espresso parere contrario. Si procede alla lettura del verbale odierno che messa ai voti. Per me va bene. Per me va bene. Giaconia. Favorevole. Anche per me. Ficarra. Favorevole per me il verbale. Benissimo. Che viene approvato ad unanimità dei presenti. Perfetto, sono le ore 10:07, chiudiamo la seduta, buona giornata a tutti, buon weekend, ci vediamo lunedì. Arrivederci, buon weekend. Arrivederci a tutti, arrivederci. Facciamo la registrazione per favore.